Ciao bambini, nell'attività di oggi costruiremo un gioco, il gioco del memory. Questa attività è soprattutto per i bambini che vanno dai 3 ai 4 anni, però se vogliono sono liberi di farle anche i bambini di 5 anni. In questa attività io ho già preparato il mio memory pronto, così almeno vi facevo vedere come veniva. Allora, abbiamo per ogni figura, ne dobbiamo fare due, quindi due stelle, io ho fatto, due nuvoline, due rotondi, due bellissimi soli, due bellissimi fiorellini e due bellissimi cuoricini. Questo è il nostro memory. Ora vi farò vedere come costruire questo gioco. Allora, il materiale che ci serve per fare il nostro memory è tre fogli bianchi, di quelli un pochino più, ecco, di questa consistenza qua, un foglio a cartoncino, sempre tre ce ne vogliono. Poi abbiamo qui i disegni con i contrassegni già del nostro memory, che i vostri genitori potranno trovare alla fine di questo video già pronti, oppure potete decidere di mettere altre immagini come volete. Un pennarellino con a punta fina, una matita, le forbici, mi raccomando, sempre a punta arrotondata, perché altrimenti ci possiamo tagliare, e con l'aiuto dei genitori. La colla, delle forbici un pochino più lunghe e dei pennarelli a punta grossa, perché almeno facciamo prima a colorare. Allora, io adesso vi faccio vedere, prendo la prima fotocopia che ho fatto qua e vi faccio vedere come vado a realizzare il mio memory. Quindi, voi dovete prendere un foglio bianco, ok, e disegnare, se volete farlo a mano libera, una nuvoletta, un sole, quello che volete. Allora, io faccio finta di avere stampato i miei fogli, ok, poi ripasso tutta la nuvoletta, così la ripasso. Adesso la ripasso un pochino non fatta bene, perché ecco, il tempo è quello che è, lo sapete, purtroppo non siamo a scuola che avevamo tutto il tempo per noi, ok? Allora, prendo questo, poi lo ritaglio, adesso ritaglio un'immagine. Questa, ecco, se i piccolini non riescono, si fanno aiutare dal babbo o dalla mamma, perché le forbici sono molto pericolose. Però anche se non vi viene tagliata bene, che magari andate, tagliate la nuvolina, non importa, l'importante è che voi tagliate. Poi ritagliamo l'altra nuvolina, ok? Adesso la taglio un pochino, come vi ho detto, così meglio, perché sennò volevo farvi vedere come, ecco qua la nuvoletta tagliata. Anch'io non l'ho fatto precisa perché il tempo è quello che è, però così va bene, anche se vi viene così. Allora, prendiamo un cartoncino, quello un pochino più rigido, se voi li avete colorati, colorato, se no bianco come volete, lo dividiamo così, vedete, in due, poi pigiamo, facciamo una grande strisciolina, ok? Poi prendiamo le forbici, se la mamma, questo lo facciamo fare ai genitori, ha le forbici un pochino più grandi, così almeno facciamo prima fare il nostro memory. Poi il foglio che abbiamo ottenuto lo ridividiamo in due, ok? Così, mi raccomando, sempre pigiamo con le nostre manine forti forti, perché anche questo ci serve per essere precisi. Ritagliamo ancora in due il foglio. Poi mettiamo via le forbici, che sono pericolose, sia queste che queste. Prendiamo la colla, prendiamo la nuvolina, incolliamo una parte così e attacchiamo di qua. Poi prendiamo l'altra nuvolina e l'attacchiamo di qua. Ecco qua. E gli diamo una bella, così almeno si attacca meglio. E queste sono le nostre nuvoline fatte, quindi già abbiamo fatto un contrassegno con le nuvoline per il nostro memory. Poi continuate a fare i fiorellini, a fare le stelline, come ho fatto io, il sole, e i cuoricini e il rotondo. Potete fare anche dei colori come volete e fare sempre lo stesso sistema che ho fatto io. Chiaramente qui non è tagliato bene, però non importa, perché questo ci serve come allenamento per tagliare, per attaccare, è un'attività che ci serve moltissimo. Allora, questo è il nostro memory, quindi io con Mattia adesso vi faremo vedere come giocare al memory. Allora, prendiamo le nostre carte del memory, tutti i contrassegni, va bene? E adesso faccio un pochino veloce così. Però voi potete farlo con tutta la calma possibile. Allora,
mischiamo i nostri contrassegni nella parte bianca, perché non possiamo sbirciare, fare, ok? Poi mettiamo, li distribuiamo tutti sopra il tavolo, sulla superficie dove volete, qua, e adesso iniziamo a giocare. Prima inizia Mattia, vai Mattia, fiorellino, ora vediamo, un cuoricino, ok? Noi in questo, a questo punto dobbiamo guardare bene dove sono gli oggetti, quindi noi dobbiamo memorizzare che qui c'è il fiorellino e qui c'è il cuoricino. E poi, quindi Mattia lo rigira ancora, un'altra volta, vai Mattia, bravissimo. Ora tocca alla Mai Franci, vediamo, c'è un cerchio e il cuoricino. Ora dobbiamo guardare bene dov'è, perché magari un'immagine già è stata scoperta prima da Mattia. Vediamo un po' se Mattia è bravo. Oh, vai Matti. Bravo! E a questo punto Mattia ha trovato due contrassegni uguali, quindi due cuoricini, prende e li prende dalla sua parte. Ora tocca di nuovo a Mattia perché ha indovinato. Vai Matti. Bravo, la nuvoletta e la stellina, quindi niente, allora Mattia lo rimette a posto. Ok, ora tocca a me, la nuvoletta e la nuvoletta, allora io prendo, ho vinto io, questo momento ho vinto io, quindi prendo le cartine, tocca a me un'altra volta, quindi metto questo e questo qua. L'attività di oggi è conclusa, ciao bimbi!